Ieri era più facile presentare il calciatore che è nuovo, che è arrivato. Oggi potrebbe essere un po' più difficile, no? Per chi non lo conosce. Per me è ugualmente facile, perché conoscendo molto i campionati scandinavi, la potenzialità di John mi è stato facile anche qui poterla segnalare a Corini e riuscire attraverso tanta concorrenza a portarlo a Lecce, perché parliamo di un ragazzo che fa parte di una nazionale under 21, che sapete anche la propria forza, avendo battuto per 4-1 l'Italia. È un centrocampista dalle grandi e importanti potenzialità, che io mi auguro, come sempre, che le potenzialità di un calciatore giovane possano diventare un giorno grandi anche qualità, e così mi auguro anche per John. E devo dire che, da come lui si è voluto presentare a noi come società, ci ha fatto capire subito che si tratta, oltre che di una potenzialità importante, anche di una persona importante. Perché? Perché riuscire da solo a prendere l'iniziativa di convincere l'allenatore e la nazionale del proprio paese svedese a rinunciare alla nazionale pur di venire a conoscere prima possibile, approfittando di questa sosta, i propri compagni e mettersi a disposizione dell'allenatore, questo dimostra la grande voglia, il grande desiderio di poter dimostrare e di assimilare prima possibile il nostro calcio e quello che è il Lecce come città, il Lecce come ambiente, il Lecce come squadra. E quindi questo mi andava di sottolinearlo, lo faccio con grande soddisfazione, e adesso per il resto ve lo passo per le domande di rito. Un saluto, anche se mi era sfuggito di darvelo, però il fatto che ci vediamo spesso è come se non fosse stato non superfluo, perché il saluto va sempre fatto. Ecco, innanzitutto benvenuto a Lecce ed in Italia. La domanda è: quale posizione preferisci occupare nel centrocampo a tre, e quali sono le tue caratteristiche tecniche? Thank you very much. And my role as in the team is in left, most of the left midfielder, central midfielder, and also I can play on the right midfielder, central. Allora, dice che diceva grazie per il benvenuto, dice che è un centrocampista, soprattutto a sinistra e a destra, è adattabile, diciamo, chiaramente dipende cosa vuole la squadra da lui. Del calcio italiano, cosa sai? C'è qualche giocatore in particolare che ti ha impressionato? E se lo puoi dire, se lo sai, se c'è differenza tra i campionati svedesi e quelli italiani? La seconda domanda è questa, non so, penso che tu non sei stato mai squalificato in carriera. Se è così, sei troppo buono tu o è più... o è meno forte il campionato svedese? I know it's Italy football. It's very much tactical. It's much much tactical in the training and also much physical. They run very much and it's always close games in Italy. A player I always like, and I think the most of the players like, is Pirlo. He has inspired me. Allora, per la prima domanda risponde così, che sa che
il calcio italiano si concentra molto sul tattico e che è anche fatto in un modo molto fisico. That's why Lecce wants me, and so most to answer the question, I have done it pretty good in Sweden. Allora, dice che secondo lui quello che ha fatto in Svezia ce l'ha dato la possibilità di venire qua in Lecce per giocare qua, non ha detto niente della differenza. Buongiorno e ben trovato. Io vorrei sapere cosa le ha detto Mr. Corini e che effetto le hanno fatto i suoi nuovi compagni di squadra. I have met the team, I've trained with the teams three times, and all my impression is very good. It's a good football team and also nice people. And and Mr. Corini, what were your first? What was your first interaction? Yeah, also the first impression over there was also very good. He only told me good things and how we would work. Allora, ha conosciuto la squadra, è un buona impressione di loro, giocherà con loro tre volte a settimana e crede di andare bene con loro. Eppure dice che in rispetto al mister, che anche lui ha fatto una buona impressione, che è andata bene. È la prima volta che tu esci fuori dalla Svezia, hai sempre giocato nella stessa squadra. Qual è il tuo impatto con una cultura, una società differente, quella italiana? E poi in Under 21 hai giocato con Svanberg, che è del Bologna, se gli hai chiesto qualche consiglio anche sui metodi di allenamento che si fanno in Italia. Pretty big difference between to playing in Sweden and Italy. As I told before, it's very more tactical and stuff like that, and also more physical, and the tempo is higher and everything. But the first training has feels very good, and maybe it will take some time for me to to change to this Italy football, but I think it will come. Allora, dice che la differenza tra i paesi, il modo in cui si giocano, che non c'è tanta differenza secondo lui, e che crede di avere un impatto personale sul calcio italiano. Yeah, I have played with him in the under national 21 team. Okay. For like four games. E se gli ha chiesto qualche consiglio visto che gioca in Italia da due anni. Any advice for in terms of coming here? No, I haven't talked to him, but I also play with Svante Ingelsson. I've talked a little bit with him, and he only give me good things about Italy football. Allora, il calciatore che ha chiesto non ha parlato con lui, però l'altro invece sì, diceva che sarà una buona esperienza per lui. C'è qualche giocatore al quale ti ispiri, che segui da ragazzino e che speri di poter emulare nel calcio italiano, sia italiano che svedese o del calcio internazionale? No, not so no, I don't think so. As I told you before, Pirlo is always has liked to watch Pirlo play, but not any expectable people. Non c'è nessuno in particolare, però dice who was there? Piero, il giocatore di cui ha parlato prima. Però,
dice no, nessuno in particolare. Ciao John, arrivi in una squadra con tanti buoni giocatori a centrocampo, quindi dovrai battagliare con la concorrenza per trovare posto. Se per te questo è un motivo in più per fare del tuo meglio, e poi il numero di maglia, se c'è un motivo in particolare per la scelta del numero. I've always played as a midfielder in Sweden and most of the time to the left, and so I'm feeling very comfortable to play in this position. And but of course it's some difference in this team and my previous team, but I think I will learn it pretty fast. And and my number, last time I played with 22, and now this is one step higher in my career, so that's why I choose number 23. Allora, per la prima domanda dice che ha fatto sempre il centrocampista e che sente a suo agio facendo quel ruolo. Che aspetta un po' di diversità tra il modo in cui si fa quel ruolo qua nel calcio italiano in rispetto a quello svedese. E sul numero è stato sempre 22, visto che sta cambiando, sta migliorando nella sua carriera, ha aggiunto un altro numero perché significa che sta andando più avanti.